Eccoci qua di nuovo con Luca che ci porta a conoscere quello che succede stasera. Ecco, stasera ci sarà una conferenza, un incontro frontale atto anche a portare la voce dell'associazione al territorio e per anche dare un punto di vista teorico e pragmatico vero e reale. Come prima presenza cerchiamo di prendere Emanuela. Eccoci qua. Ciao. Sì. Ciao, ti presenti? Sì, mi chiamo Manuela Manera, sono una linguista, collaboro con il CIRSE, che è il centro di interdisciplinari di ricerca e studi sulle donne di genere dell'Università di Torino, e sono qui per fare una chiacchierata in modo particolare sulla comunicazione, gli stereotipi, mi occupo di linguaggio in un'ottica di genere e non vedo l'ora che inizi la serata. Perché non mi divertenti la serata? Perché sono molto curiosa, insomma, mi piace molto mettere in comunione le mie idee, ma anche prendere e quindi confrontarmi, e percepisco insomma sempre gli incontri come forme di dialogo più che di conferenze. Poi di, insomma, cosa succede in genere? Che tipo di pubblici hai incontrato? Allora, pubblici un po' vari, nel senso che ho fatto degli interventi nell'ambito dell'università, ho fatto dei corsi di aggiornamento per le pubbliche amministrazioni, quindi anche dipendenti pubblici, ho incontrato giovani ventenni come appunto persone ultra cinquantenni, sessantenni, che alcune si mettono in gioco, altre hanno un po' più di resistenza. È sempre stato insomma un tipo di approccio interessante da molti punti di vista. Io l'anno scorso ho incrociato questa docente di arte di un'accademia californiana e lei mi raccontava come da loro ormai è assodato che, soprattutto nella sua, che è una scuola appunto molto concentrata su questo tema del linguaggio, dove loro praticamente dichiarano come vogliono essere chiamate e addirittura con il plurale, che i loro colleghi sono tenuti. Da noi che punto siamo? Ah, che bella domanda. Dunque, da un punto di vista... Cioè, spieghiamo questo fenomeno, che tu lo conosci sicuramente meglio di me. Sì, nel senso che fa parte un po' di questo tema dell'inclusività, ovvero dell'accoglienza all'interno della comunicazione, di soggettività che per vari motivi sono un po' messe nell'ombra, nascoste o addirittura negate. Nell'ambito anglofono hanno trovato, diciamo, questo scamotage del they utilizzato come terza persona non binaria, o penso nei paesi nordici hanno introdotto addirittura un pronome hen per indicare una soggettività che non si identifica con il maschile e con il femminile. In Italia siamo anni luce indietro, nel senso che al di là di quelle che possono essere le caratteristiche oggettive della nostra lingua, che prevede grammaticalmente due generi, dico solo che abbiamo ancora difficoltà a dire avvocata, magistrata, direttrice e così via. È un sacco di polemiche, un po' strane. A declinare al femminile nomi che esistono, che sono previsti dalla nostra grammatica. Quindi da un lato è assai sconfortante, no? Però dall'altro dici, cavoli, quanto lavoro che abbiamo da fare, evviva! Possiamo cambiare davvero, ottenere risultati immediati. Sì. Prima ancora di arrivare a tutte le varie buttate su attivisti, pubblici, bar e così via, che insomma rappresentano comunque un modello molto vivo di confronto. Recentemente io, seguendoti sui social, ho visto che sei stata coinvolta appunto con la Shva in questo ultimo periodo in varie polemiche, confronti. Com'è andata? Raccontaci un po' cosa è successo. Ah, è successa una cosa molto banale, nel senso che leggendo un bellissimo libro che consiglio, si chiama Post Porno di Valentine Frieda Wolf, ho incontrato una breve nota all'inizio del libro, edito da Eris, in cui si avvertiva che nel testo si sarebbe ricorso a diverse strategie, tra cui l'asterisco e in alcuni casi la U finale al posto della A o della O. E questa cosa a me ha scatenato una gioia finalmente. Questa roba qui invece è stato preso, decontestualizzato, ribalzato sui social, ed era interessante da linguista notare tutti i commenti e cosa ne è venuto fuori, no? Per cui si è accesa una grossa polemica sulla cancellazione dei generi, sulla
la neutralizzazione, che vuol dire, insomma, si è fatta molta fantascienza su questa cosa, avendo molti strumenti tecnici. Infatti non sapevo di che cosa stava parlando. E poi invece bisogna soltanto gioire di certe sperimentazioni che appunto sono tali, cioè è un tentativo, si gioca un po' con la lingua per capire come estenderla, no? Come usarla al meglio, in fondo la lingua è uno strumento che abbiamo e quindi è interessante sondare tutte le potenzialità che può fornirci. Chi si scandalizza di fronte a questa cosa è perché non ha problemi con la grammatica, ma ha problemi di altra natura. Cioè, nel senso forse che, di empatia. Ma di empatia sì, ma anche di forse mettersi un po' in gioco, capire un po' la complessità e soprattutto prendere consapevolezza della posizione che ha nel momento in cui prende parola e nella posizione che occupa all'interno della società. Perché evidentemente io parlo da donna, per me è molto importante venire nominata all'interno del discorso e quindi sentire il femminile, perché occupo una certa posizione, questa sensibilità non ce l'ha ad esempio un uomo che viene costantemente nominato e per il quale magari la mia istanza può sembrare banale, però prendere perché consapevolezza, suo, esattamente, no, prendere consapevolezza, benissimo, occupo questa posizione, forse non ho tanta sensibilità e contezza di quello che mi si richiede perché non ci sono in quell'altra situazione. E secondo te in questo momento emotivo quali sono le forze in gioco e forse quelle più positive, no? Dove si stanno muovendo le cose? Chi è che sta portando avanti le istanze e perché? Allora, questa è una domanda che sono un po' le mie competenze linguistiche nell'ambito delle sperimentazioni in ambito linguistico, quindi con le diverse strategie che sono innumerevoli, perché alla ribalta adesso c'è la questo non è una strategia linguistica, questo non è stride un po' questa discorso, sì, ci sono, dicevo, tante strategie, lo schwa e l'asterisco sono un po' alla ribalta, ma si usa appunto la U nello scritto ci sono mille modi, compreso il troncamento finale, ciao kit per dire. Diciamo, tutto questo grande contenitore di strategie vengono applicate in modo molto felice, cioè funziona la comunicazione all'interno di gruppi o di persone che comunque mettono in pratica coerentemente quello per cui lottano, anche attraverso l'uso di un linguaggio inclusivo. Non si vedono invece nella comunicazione, diciamo così, mainstream, dove appunto c'è ancora tanta resistenza addirittura per inserire il femminile che è previsto dalla grammatica. Che già esisterebbe. Ma per esempio invece c'è stato questo episodio molto incoraggiante con il comics, se non sbaglio. Ah sì sì, certo. Quello dove è comparsa una scia. Sì, esatto. Quindi il fatto di aver creato questo grande polverone in realtà ha avuto di positivo mettere sotto i riflettori quello che è una questione molto importante e in qualche modo far diventare un po' di moda un simbolo che in realtà lo schwa, così come l'asterisco, sono dei segni a posto, no? E quindi introdurli ai poster ha molta risonanza perché insomma l'occhio cade subito lì, ma perché anche Luca Comics è venuto con un poster di Sio con la il poster tutto, sì, insomma, la scritta normale, invece poi disegnato sopra una sorta di appiccichino di pezza di post-it con lo scotch, con la schwa invece di tutto, tutti o tutti. Secondo te come è nata quella cosa lì? Quale cosa? Di fare questo, perché si è fatto questa cosa? Ma perché dal mio punto di vista bisognerebbe chiedere al mio, però probabilmente ha colto quella che è una sensibilità, perché nella mia esperienza, che appunto non ho fatto un'indagine sociologica, nella mia esperienza però tutti questi problemi, queste resistenze si hanno con persone un po' di una certa età, appunto venendo a contatto con persone più giovani, loro danno molto per assodato. Esatto, è una realtà di fatto. Che si pongono invece persone che dicono, ah no, la lingua non si cambia. Che problema si pongono? Al di là della lingua, secondo me c'è qualcosa di più, c'è una resistenza della società, no? Chiaramente la cosa interessante è questo, che mi appassiona della lingua e che riflette, oltre a continuare quindi a riprodurre, certe mentalità, certe culture, per cui determinati fenomeni linguistici
politici sono un po' la cartina di tornasole di quello che si ha a livello culturale e di ambiente sociale. Ed è per questo che è molto interessante prestare attenzione alla comunicazione e soprattutto lavorare sulla consapevolezza, per cui parto dal presupposto che nessuna persona, sono attivista, sia profondamente cattiva, ma che ci sia molta consapevolezza su come funziona il linguaggio e che pesano le parole, per cui le parole spesso sono considerate parole, ma in realtà sono atti linguistici propri che hanno un peso e di fatto creano la realtà in maniera comunque la... Il fenomeno del hate speech, dove è molto più evidente quanto possono finire le parole, però anche una comunicazione come ad esempio quella di Newton che ho citato prima ha una portata importante per... Ma e secondo te questa è un'istanza di minoranza o una cosa che adesso è iniziata nel piccolo numero di... Come la vedi la prospettiva? Vedi un'ondata di adozione di queste nuove modalità, di una lingua più inclusiva? Allora, oppure io sono molto scettica, perché da più di 10 anni che mi occupo della demascolinizzazione della lingua italiana, nel senso appunto attraverso corsi di aggiornamento, di formazione e così via, e vedo moltissima resistenza, anche solo appunto sul femminile. La mia speranza è che ci sia questa ondata contagiosa che possa migliorare e allargare i confini di quella che io chiamo la cittadinanza linguistica. Dipende un po', e questo anche mi affascina negli incontri, da come la singola parlante e il singolo parlante agiscono e le strategie che quotidianamente decidono di mettere in atto, perché chiaramente se io in prima persona mi impegno a parlare, a comunicare in un certo modo, anche se non sono a capo di un'azienda o se non gestisco una testata giornalistica, ma nella mia comunicazione, le mail, le persone che incontro e così via, contagio in modo positivo e propongo dei nuovi modelli comunicativi. Pochi giorni fa un amico mi ha scritto una mail dicendo: ma senti, io come questa questione come la risolvo? Perché mi suona male questa così, però non vorrei creare torto a qualcuno. E la prima cosa che ho risposto è: viva, ti sei posto la domanda. Quindi la prima cosa che bisognerebbe fare è porsi delle domande, non dare nulla per scontato, e poi se c'è la possibilità di rivolgersi a qualche linguista che magari maneggia da un po' queste cose, o parlare anche con... frequentare delle attiviste o degli attivisti che mettono in pratica queste strategie, poi in qualche modo si rimane anche sorpresa da come funzionano bene, perché appunto la teoria e si dice: no, ma non funzioneranno mai, e invece. Ultima domanda, la domanda personale: come è iniziato tutto questo? Ah. Come ci sei finita in questo gorgo? Ah, è un gorgo bellissimo. Allora, la passione per la lingua l'ho sempre avuta pensando che fosse in qualche modo lo specchio della mentalità, del mondo, no? Cioè questa simbiosi tra mondo e lingua. E, il tutto penso che sia iniziato a livello di università quando la primissima volta durante un corso di filosofia del linguaggio la professoressa Carla Bazzanella durante un seminario mi affidò una ricerca sugli stereotipi nella pubblicità radiofonica, e quindi io che allora ascoltavo la radio pensavo: vabbè, ma l'ascolto non è che ci sarà, che sarà mai. E invece sbobinando le varie pubblicità, facendo un'analisi del tipo di comunicazione, chi prendeva la parola, il tema, la quantità di interruzioni e così via, ho poi visto che invece come se c'erano un sacco di stereotipi, e questa cosa mi ha in qualche modo insegnato prima di tutto a non dare nulla per scontato, a mettere in discussione quello che conosco e che appunto per me è tra virgolette naturale, e soprattutto guardare in un'altra prospettiva le cose. E poi da lì, poi iniziando a fare corsi di aggiornamento per un pubblico, mi sono interrogata moltissimo sul funzionamento del maschile, se va per un neutro, e quindi sono andata avanti in questo gorgo appassionante, spero di appassionare anche altre persone. Guarda, in me trovi già una farma, non tanto per una questione di genere, che chiaramente invece mi vede a prescindere dalla tua parte, diciamo così. Però mi interessa tantissimo ragionare sulla capacità della lingua di creare realtà. Beh, io sto lavorando tanto su questa cosa, in un modo diverso,
Poi mi piacerebbe parlare un po' di te, adesso magari ti porto un po' di testi e te lo faccio quando, perché tanto tu sei qui di Torino, quindi sono tutti semplici ormai. Grazie. Dai, grazie mille. Grazie a voi. Andiamo a spiare un po' di altre cose di là. Lì ci sono altre due donne che fanno parte della conferenza. Eccoci qua. Sì. È una breve intervista. Veramente. Una breve introduzione a quello che succederà tra poco. Ci vediamo, dobbiamo anche la come volete? Insomma, siamo abbastanza distanti. Siamo abbastanza distanti da poterlo fare. Allora, vi presentatelo? Sì, io sono Elena Petricola. Sì, dimmi pure, raccontaci pure. Grazie, non eravamo pronte all'intervista. Ma no, una chiacchierata. No, ma che non è un'intervista, noi... niente di... Siamo qua per cogliere un po' le personalità che gira, conoscervi, capire. Certo, con piacere. Molto tranquillamente, rilassatamente. Adesso non c'è il bar, se no ne offriamo pure un bicchiere di vino. Ci piace questo. Okay. Allora, comincio io, cominci tu? Comincio io. Io sono Elena Petricola. Sono Elena Petricola. Faccio la storica e da un po' di anni sono responsabile di un archivio storico dedicato alle donne, si chiama Archivio delle Donne del Piemonte. E da qualche anno, insieme ad altre associazioni, ci siamo messi insieme per avere un posto comune che si chiama l'ADAN, Centro Culturale e Sociale delle Donne, del quale facciamo parte sia io sia Giovanna, ne siamo anche cofondatrici. Pensate un po'. E quindi io mi occupo di storia, studi di genere, storia delle donne ormai da diversi anni, sono anche un'attivista femminista queer da, diciamo, concretamente una quindicina d'anni. Ho vissuto prima a Roma, poi 4 anni ho fatto un attivismo, col tempo è sempre più complicato tenere insieme tutte le cose, essere molto attiva e presente, però è una storia bellissima. Giovanna. Allora, io mi chiamo Giovanna Covinacci, sono in parte più vecchia di lei, sono anch'io dentro la ADAN e ricopro il ruolo di tesoriera nell'associazione. L'associazione, come lei ha già detto, è stata fondata da 3 associazioni, quindi un'associazione di associazioni. Il secondo livello. Il secondo livello. Le 3 associazioni sono Archivio delle Donne di Piemonte, di cui vi ha parlato Elena, la Casa delle Donne di Torino e Centro Studi Documentazione Pensiero Femminile. Io provengo dalla Casa delle Donne, anche se io ho una storia di ingresso nel femminismo, con un femminismo sul lavoro, perché io ho iniziato a lavorare tanti anni fa e i miei primi approcci sul femminismo sono stati proprio partendo proprio dal lavoro. I diritti delle lavoratrici? Sì, partendo proprio dal lavoro, non solo, ma poi c'è stato tutto il discorso del movimento a partire dal 75, qui a pieno tutto quel filone, sindacale è entrato da anni, appunto, ho continuato poi a lavorare in aziende, io ho sempre lavorato in aziende, prima aziende metalmeccaniche, poi un'azienda che si occupava di biblioteche, banche dati, eccetera, poi sono in pensione da molti anni e continuo a fare. Ti occupi delle cose che ti sono interessate, insomma, in maniera continuo a occuparmi all'interno e fare per essere. Come dice lei, femminista, come dire, ormai è piena. Come la vedi? Abbiamo fatto passi avanti? Sei pessimista? Sei ottimista? Non sono molto. Non sei molto ottimista? No. Come la vedi? Fammi capire. La vedo che è complesso il tutto. È tutto non è così semplice come prima.
ma soprattutto mi sembra... Ah, prima era più semplice? No, non era più semplice, è una situazione molto complessa, però quel che io vedo adesso mi sembra di capire che comunque ci sia troppa divisione fra quella che è, sì, fra quella che è la sensazione, no, individuale e quel che si può collettivamente fare. Questo è ciò che proprio... Ci indebolisce. Sì, questa suddivisione dei voleri, no? Questa... E tu come la vedi? Ho detto che la vedo comunque dinamica la situazione. Ci sono stati tanti cambiamenti anche negli stili di vita delle persone. Poi io penso non solo alle donne biologiche, penso... A proposito di cose più semplici e meno semplici, effettivamente certe complessità sono emerse davvero. Ma si è arricchito, però oggi prendono parola anche grazie ai movimenti, come diceva Giovanna, soprattutto grazie a quelli, grazie al coraggio di alcune persone, prendono parola ormai figure molto diverse che sono state censurate. Sempre che hanno trovato finalmente, si sono fatte spazio. E poi mi sembra che circoli, soprattutto le persone più giovani, anche più giovani di me, una sensibilità più diffusamente attenta alle questioni di genere, come a volte anche magari mi permette un po' più ingenuamente, più risolta, no? Per noi è una cosa... diciamo non problematica come per voi, con il confronto anche tra generazioni. Chi dice che è più problematica? I più giovani? Che non è più un problema, dicono. Pensa. Sì, anch'io l'ho pensato lungamente, fino verso i 35, non ho percepito la in maniera, anzi proprio per niente, ho percepito una totale uguaglianza di mie. A un certo punto quando pigli la facciata contro il famoso soffitto di vetro, c'è un corno tanto di pernotto, dici ma forse fammi rivedere all'indietro la mia intera esistenza. Che non è solo il soffitto di vetro. No, assolutamente, è proprio un po' di corde ovunque, vestito stretto e il corpetto e voilà. Assolutamente, però dai. Stiamo solamente organizzando un attimo altri paciocchi di oggi. Devo dire che mi sembra positivo che non ci sia più diffusione di queste tematiche, per attenzione anche tanti collettivi in realtà, politici, artistici, culturali, cercano insomma di parlare. Ma diciamo che però rispetto a quello che diceva Giovanna, se posso dire la mia impressione, è che da un lato io sono d'accordo, sono ottimista nel tuo modo, cioè il modo di dire vabbè dai, però si sta muovendo un sacco di roba, abbiamo ottenuto un sacco di cose, comunque io sono abbastanza ottimista in questo senso. Però capisco anche lei quando dice si è persa un po' la potenza di fuoco di un movimento che in maniera compatta va ad incidere. No? Anche se in realtà compatte non siamo mai state. Perché negli anni '80 le lotte furibonde e le discussioni furibonde, se si pensa al discorso della violenza, della legge sulla violenza, certo, cosa voluto dire, le discussioni, eccetera. Non è soltanto sul discorso dell'onda del compatto, ma più sulla frantumazione che vedono all'interno della società e questa sensazione che le persone da sole riescono a fare delle cose. Cioè io sono io, faccio il mio, non mi occupo più tanto, non c'è più tanta solidarietà perché la situazione non te la permette. Perché se tu sei lontana da quella vicina, non vedi vicino a te. Non hai occasione di scambiare idee perché non ci sono più le occasioni per farlo. Io penso banalmente, tu dici le donne lavoratrici, ma io per esempio di colleghe, cioè di situazioni di lavoro in gruppo, in maniera continuativa per tanto tempo, da consulente, eccetera, eccetera, non ne seguo poche, rispetto per dire a mia mamma che ha lavorato tutta la vita in un contesto in cui c'erano 25 colleghe e quelle erano un gruppo di persone, poi che andassero d'accordo o meno, si scannassero o meno, ma quantomeno c'era una comunità che si doveva confrontare. Moltissime di noi, anche proprio lavorativamente, sono atomizzate in quel senso lì. E quello vale un po' anche per i diritti dei lavoratori in generale e delle lavoratrici. Ci volevate dire qualcosa dell'attesa?
Sì. E niente, va bene, è stato interessante, spero che questo introduca insomma un po' delle cose che possono venire fuori. Io non ho capito bene che cosa ci chiedete da noi stasera, ma niente, non dovete sapere niente, dovete esserci, che è fondamentale che voi ci siate, anche soltanto anche se non aprite bocca, non solo vedervi in sopracciglio tipo così, è comunque un segnale che vogliamo avere presente. Ok. Noi siamo un'associazione che è entrata da poco e quest'anno abbiamo questo progetto di un canale, quindi una sorta di televisione, se riesco a dire, su internet, tutta dedicata al making of, cioè a come avvengono le cose prima che succedano, cosa capita prima delle cose. Quindi a volte le riunioni che si fanno, le persone che aspettano di entrare per fare una conferenza per noi sono interessanti. Prima che succedano. Cioè cosa deve succedere perché una cosa capiti. In arte, in cultura, in produzione, ecco, perché secondo noi questo è un po' un modo di valorizzare il lavoro. Il lavoro culturale sicuramente, quindi tutto dietro le quinte, le cose. Le discussioni di errori, i momenti di stasi di noia, i momenti di entusiasmo di grande forza, le idee che si scambiano, i litigi. Oggi parlavamo di sì. Li mettiamo online o no? Durante per dire, ma durante una prova di uno spettacolo, se due cioccano pesantemente, che famo? Oppure uno parla male dell'altro, cosa facciamo? Vedremo, siamo il nostro stesso canale è un making of, cioè siamo partiti dal giorno zero. E facciamo vedere come lo costruiamo e come si evolve fino a poi diventare quello che sarà. E qual è questo canale? Cosa mi fa curiosare anche noi? Per adesso vive su internet, sì. E in particolare su Twitch e su Facebook, che sono le due piattaforme che ci consentono di fare streaming in diretta. O in diretta differita? O in diretta differita come adesso? Miranda, il progetto si chiama The Paper Lab, Miranda è l'associazione, e il progetto si chiama The Paper Lab e lavoriamo proprio sulla rivoluzione ormai avvenuta dall'editoria di carta all'editoria non solo di carta, quindi digitale e cartacea come una cosa sola. Per noi non c'è differenza, ci occupiamo di analogico post digitale, un mondo che tocchiamo con mano, ma che ha tutta un'immaterialità dietro nel processo, nel pensiero, negli strumenti che sono stati usati per arrivare più. Quindi questo è quello su cui stiamo lavorando, processi digitali di produzione culturale e poi Ok. Grazie. Dobbiamo scappare, voi. Grazie. Ciao ragazzi, ciao. Una conferenza. Copri la borsa dopo? La borsa. Ok, dobbiamo andare dietro il palco a vedere che succede. E io non mi sono qua fatta. Non importa. Luca, ci accompagni dietro il palco? Perché no? Grazie. Eccoci qua. Da notare le sedie rosa, perché nulla è dato al caso. Ah, le sedie rosa lassù, certo. Faremo appunto questa piccola conferenza frontale, due microfoni per l'igiene. Andiamo. Giustamente, passiamo di qua, passiamo di qua. Dai, passiamo sul palco che ci piace. Speriamo di trovare l'attrice che porterà stasera in scena la Clitennestra o del crimine. Oh, forse è lì. È lì. L'abbiamo trovata. Ciao. Eccoci qua. Vieni qua che c'è della luce. Stavamo... Meno. Tanto tu sei abituata a stare sul palco, io un po' meno. Allora, ciao. Dici chi sei? Sono Virene Beltramo, della compagnia genovese Beltramo. Abito al CAP dal 30 maggio. Bene, quindi anche noi siamo vicini, esatto. E freschi tutti e due di trasloco qua dentro. Sì. Ecco che sta arrivando Daniela. Eccoci qua, siamo distanti, che siamo senza le mascherine.
Covid. Allora, cosa fai stasera qua? Cosa ci fai qua? Passavo di casualmente sul palco. Ma nulla, faccio un monologo che si chiama Clitennestra o del crimine, tratto dall'opera della Yourcenar. Mm-hmm. Alzava pennello con questa iniziativa proposta da Luca, e quindi insomma, quando ci siamo parlati a luglio, gli ho detto sì, facciamolo. Io ho detto wow, ok. E quindi mi sono rimessa a prendere quest'opera che avevo iniziato l'anno scorso, ha visto la luce in un'iniziativa fatta al Circolo dei Lettori. Mm-hmm. E per una, anche lì era un evento contro la violenza sulle donne, vista da un altro punto di vista, sulla violenza in generale, anche perché Clitennestra è un personaggio un po' particolare. Com'è? Particolare perché? Cosa c'è? Perché sia vittima che carnefice, riveste entrambi... Come tutte noi! entrambi i ruoli. Sì. Ebbene. Quanto dura il monologo? Allora, sarà 35-40 minuti, penso. Ok. Dipenderà anche molto da insomma, c'è una relazione con il pubblico, anche se non gli si chiede di far nulla assolutamente, eccetera, però è una questione proprio di sensazione, no? Mm-hmm. E siccome la Yourcenar ambienta questo monologo in un tribunale, e quindi le persone che ci sono come le persone che assistono, certo, alle udienze. E come cambia le cose? Cosa può succedere? No, non cambia niente. Cosa può succedere? Come nella migliore delle tragedie. Non la okay. Lo sai che... Che così tutto sarà. Tutto andrà male. Come deve finire. Ok. Ma cosa fa il pubblico per te in questa fase? Non fa nulla, mi regala l'ascolto. Quindi c'è la vibrazione del pubblico, ti sì, fa portare. Ma detta così fa un po'. Sembra cosa che dico. Sì, sono cose. No. Va bene. Si sentono e basta. Si sentono e basta. Hai visto? Questo è si sentono. Questa è saggezza. Situazioni che si sentono. Perché poi quando provi a spiegare queste cose sembri subito fricchettone, che senti le vibrazioni. No, ma poi non riesci nemmeno a spiegarle a volte. Sì, infatti, ma forse non pelle. Diciamo che in questo momento storico più che mai sono molto felice di fare questo spettacolo dal vivo. E certo. Quindi saremo vivi, saremo viva. Insieme, non bene. Posso dire niente di nuovo. Va bene. Quindi stasera. A dopo. Ciao, grazie ciao. Mille. Grazie. Ciao. Ecco qua. Il capuolo.